Abbiamo un po' di tempo per alcune domande, poi un paio di minuti prima di finire facciamo una breve descrizione dei vini che andrete a degustare, però abbiamo ancora il tempo per qualche domanda. Prego. Non so se ricordo bene il nome, Livio. Ok. Una curiosità legata appunto agli stabilimenti. Dalle foto non si vede bene, quindi magari sto sbagliando. Nella sala perlomeno di lavorazione dove sono i serbatoi, dove più c'è l'elaborazione del prodotto, la ASL non ti ha fatto problemi per il fatto che non fossero pareti perlomeno a 2 metri lisce, lavabile e quant'altro? Se non sbaglio ho visto il tuffo, insomma, vivo. Spiegami un po'. Allora, la parete è stata resa protetta nei confronti di muffe e altri agenti non idonei dal punto di vista sanitario con una pannellatura metallica inossidabile sino all'altezza di 1 metro. Poi la pietra è stata trattata con un impregnante all'acqua ed è un sistema antipolvere che evita la formazione di muffe, di altre impurità, pulviscoli, polveri e cose di altro genere. Ed è perfettamente lavabile e diventa praticamente impermeabile agli schizzi e ai getti d'acqua. È un problema notevole quello di rivestire le pareti con dei materiali molto spesso anche costosi, ad esempio resine, pannellature, eccetera. In questo caso, consultando una persona molto esperta nella lavorazione della pietra, ha suggerito l'utilizzo di questi trattamenti che si sono resi molto efficaci, ma soprattutto quasi a costo zero come costo di investimento di questa lavorazione specifica. Prego. C'è qualche altro intervento? Una domanda la faccio io, a voi del gruppo Malvasia o eventualmente a chi potrà rispondermi. Avete chiaramente messo le mani avanti dicendo che giustamente la Malvasia deve avere un certo residuo zuccherino, la Malvasia di OCG, eccetera. Ok, nessun problema. Però la curiosità è secca? Può valerne la pena? Questa è la domanda che pongo, ma in realtà è aperta a tutti. Ah, ti ringrazio Paolo. Com'è? No, come vino spumante. Allora, io non so secca perché non abbiamo potuto provare a farla secca, non abbiamo diciamo le quantità per poter fare moltissime prove in questo senso, però sicuramente permetterci di scendere un po' con il residuo zuccherino credo che possa essere interessante quantomeno, visto anche che comunque i consumi di spumante Charmat o piuttosto che classico sono in ascesa e vanno comunque a orientarsi sempre su una gamma di spumanti più secchi rispetto al demisec che noi produciamo. Grazie. C'era Paolo che credo avesse qualche notizia. Come tu saprai e come molti sanno qui, di fiumi di Malvasia ne sono usciti tantissimi. E dallo stabilimento che è presente in azienda, che è stato chiuso nel 2008, quindi sono ormai 10 anni che è chiuso in maniera sciagurata, secondo me. Comunque questo è un altro discorso. La Malvasia è come vitigno aromatico, sa bene che la maggior parte comunque degli aromi primari sono legati agli zuccheri. E quindi andando via tutti gli zuccheri, la Malvasia sviluppa delle note amare che non sono gradevolissime. Quindi noi abbiamo provato tantissime volte di fare diversi, sia nella cantina sperimentale che nella cantina di produzione, di fare diverse tipologie di Malvasia a partire da quella secca appunto fino a quella dolce. La soluzione migliore ci è sembrata sempre quella del demisec, intorno ai 40, anche e 35 grammi di zucchero, è quella che ha dato i migliori risultati. Noi abbiamo spumatizzato Malvasia per tantissime aziende, ricordo Zarelli, ricordo anche Silatari che ha preso una medaglia d'argento al Vinitaly un anno con una Malvasia di Misec. Abbiamo spumatizzato per la cantina di Doria Nova, insomma abbiamo fatto tantissime,
tantissime produzioni di Malvasia di Misek, quindi insomma abbiamo una certa esperienza in questo. La mia domanda era dovuta al fatto che fondamentalmente anche sugli aromatici ho visto c'è una tendenza, tant'è che era anche quella dell'Asti in tempi recenti, se non vado errato, che hanno ampliato la disciplinare proprio per prevedere il moscato d'Asti secco. So che i puristi non erano granché d'accordo, ecco, e non so nemmeno se è un tipo di scelta che ha in qualche modo pagato, però era giusto per buttare anche questo sul tavolo, ecco, poi. E c'è qualche domanda? Qualche intervento? Nel frattempo che ci pensate, Raffaello, se vuoi... Ecco. Vi rubo solo un minuto e vi presento, oltre ai vini che vi hanno già presentato prima Miran Sirk e Stefano Valla, abbiamo portato anche altri esempi di metodi classici di aziende che in qualche modo hanno collaborato con noi o comunque collaborano con noi per alcuni aspetti, e sono questa donna fugata, questo è Miran. Abbiamo un'altra azienda, in questo caso nel panorama del centro Italia, quindi in questo caso siamo in Lazio, l'azienda Marco Carpinetti, che spumatizza ormai da diversi anni un'uva comunque autoctona laziale. E quindi volevamo portarlo anche questo con la testimonianza al discorso che faceva prima anche Michele di zone, chiamiamole meno vocate per quanto riguarda gli spumanti, e darvi un'altra testimonianza di cosa vuol dire fare metodo classico in zone diverse. E in questo caso specifico addirittura vedrete una bottiglia particolare, speciale, cioè c'è stato uno studio d'immagine molto particolare anche per quanto riguarda il packaging, che nel metodo classico è molto importante. E poi abbiamo portato invece due realtà franciacortine, una chiamiamola medio-piccola, che è lo Sparviere, che è un'azienda che con questo vino che abbiamo portato oggi in degustazione ha vinto anche i tre bicchieri quest'anno, e con un brut millesimato molto interessante. E invece l'azienda che per numeri è l'azienda che come numeri produce la maggior parte delle bottiglie della Franciacorta, che è Berlucchi, abbiamo portato una delle bottiglie più rappresentative proprio a livello numerico di produzione per l'azienda. Il Brut QV61 è praticamente il prodotto dopo la cuvée imperiale più commercializzato per questa azienda, quindi avrete tre vini centro, sud e nord Italia di zone un po' diverse e due aspetti di due realtà franciacortine un po' gli opposti, in modo tale che possiate avere una fotografia più o meno completa di quello che può essere un po' il metodo classico. Concludo solo, visto che prima l'ho citato e non l'ho neanche presentato, noi siamo in realtà qui in Sardegna da diversi anni con diverse collaborazioni, installazioni, ho fatto progetti di cantine, fornitori di prodotti, ma ormai da qualche mese lavora con noi appunto Gianluca Ventroni, che penso che molti in questa sala lo conoscono, e ci siamo affidati a lui proprio perché è una persona che è nata qua, ha vissuto qua, conosce bene la realtà sia agronomica che ed enologica, e visto la vocazione del nostro progetto di diventare un istituto sempre più vocato e mirato al servizio al cliente, ci sembrava la persona più indicata per questo lavoro. Lo trovate, i contatti nella brochure lo trovate, quindi sarà il nostro riferimento qui sull'isola. Grazie. Invece per quanto riguarda i vini che troverete nel progetto Akinas Spin-off, sono due vini che arrivano da Uve Rossi, vi ho anticipato prima il Pascale e poi troverete il Caricagiola, mentre abbiamo quattro bianchi che sono l'Argumanno, adesso sto andando a memoria e qui mi fermo, ho finito la memoria, rimane però no, ce n'è un altro, questi sono tutti metodo classico. Ce n'è uno fatto in autoclave che è la Cuscusè, dell'unico dei sei vitigni del progetto Akinas Spin-off che è fatto con l'autoclave Cuscusedda, cioè il Torbato, tanto per usare un termine probabilmente più conosciuto. Abbiamo ancora il tempo per qualche domanda. Prego Mariano. Anticipo probabilmente quello che avresti detto a fine giornata, cioè volevo
Volevo capire se questa sperimentazione avrà un seguito, cioè se dopo i 3 anni, in qualche modo, visti i risultati interessanti, continuerà, e se continuerà anche la sperimentazione delle microvinificazioni e soprattutto spumatizzazioni in autoclave, perché sono appena iniziate e c'è bisogno di qualche anno in più, e se poi avete intenzione, per quanto riguarda invece l'aspetto viticolo, di collaborare o per esempio con l'agenzia Lahore o tramite i vostri mezzi interni come Agris, con i viticoltori per impostare i vigneti che eventualmente dovranno essere utilizzati per la spumantizzazione. Grazie. Grazie a te. No, sicuramente, teoricamente il progetto si è chiuso con l'ultima stagione. Questo non è il convegno finale, perché il convegno finale tecnico lo faremo più avanti, in una data che ancora non abbiamo stabilito, dove rovesceremo, passatemi il termine, tutti i dati che sono saltati fuori. Però non ci fermiamo in questa stagione, nel senso che ci sono delle cantine partner, appunto la cantina Argiola è una di queste, ma vedo qui Paolo Sizia, vedo anche gli amici di Mores, vedo l'azienda Fraudi Ortueri, insomma ce ne sono diverse. Quindi diciamo che per quanto riguarda la messa a punto anche di prodotto, insistere su qualche vitigno per avere informazioni, noi le autoclavi che abbiamo e tutta l'esperienza che in questi anni abbiamo maturato, perché tutti come squadra ci siamo naturalmente formati, andremo avanti anche quest'anno. Quindi diciamo che le sperimentazioni, la messa a punto, qualche studio particolare sui vitigni, tanto per essere chiari, pensiamo al Nasco, ecco, che sta dando delle belle soddisfazioni, pur in una situazione veramente, non dico bislacca, però strana, ecco, come quella delle ultime 2 annate, e nel quale abbiamo dovuto scontare qualche peccato di gioventù, la messa a punto dei sistemi, poi credo che avrete anche modo di vederle, anche una maggior padronanza del modulo di microspumantizzazione, insomma, quindi stiamo crescendo in sé. Quindi insomma, sicuramente, per rispondere direttamente alla tua domanda, quest'anno ci concentriamo meno sull'aspetto sperimentale e ricerca, e passiamo, sempre restando dei prototipi, però passiamo a fare qualcosa di più piacevole, quindi magari anche delle chiarifiche più spinte, cerchiamo di avvicinarsi di più a quello che dovrebbe essere il prodotto finale, quindi con voi. Per quanto riguarda invece gli aspetti agronomici, sì, assolutamente. Dunque, sono stati in qualche modo, meglio, ci siamo concentrati su alcuni aspetti che fossero compatibili con i 2 anni, 3 anni del progetto, e quindi siamo ricorsi ad eventuali a sostanze azotate, aminoacidi eccetera, sperando che in qualche modo influissero. Qualcosa abbiamo visto, probabilmente bisognerà aumentare le dosi, probabilmente bisogna anche sacrificare qualche vigneto, ma i vigneti di Agris ci sono naturalmente per questo, perché vogliamo anche capire qual è il livello di non dico tossicità, non esagero, di fitotossicità, però il livello di resistenza della pianta ha degli input, ha delle concentrazioni maggiori di queste sostanze, perché abbiamo visto che c'è una risposta, ma l'elaborazione statistica di questi risultati non ci conferma niente, e quindi alla fine può essere proprio un problema di dosi che contiamo di vedere nonostante tutto anche quest'anno. Quindi il progetto andrà avanti assolutamente, o comunque la metodica verrà, continuerà assolutamente ad essere studiata, anche perché, come diceva Roberto, le richieste sono state soprattutto da parte delle aziende, quindi bisognerà dare una risposta assolutamente. Grazie a te. E non so se c'è qualche altra domanda. Prego Michele. Ovviamente non è una domanda, però stavo rischiando di mancare di rispetto a una persona che ci ha portato qua, al dottor Alberto Garau, e quindi lo volevo ringraziare, e di mancare di rispetto forse a tutti voi, perché abbiamo abusato del vostro logo, ci siamo permessi di mettere i 4 mori sulla nostra brochure. Era una forma di rispetto, di pregio da parte nostra, quindi... Grazie Alberto. Perfetto, c'è qualche altro intervento? Grazie Michele.
Prego. Francesco Lepori, azienda Lepori. Credo di intuire la domanda, ma... La mia è più che altro una curiosità a livello proprio viticolo. Si è parlato di cambiamento climatico e di quello che dovrebbe succedere da qui ai prossimi 50 anni. Poiché le politiche di investimento sulle, diciamo, sui terroir, che vanno quindi a impattare la scelta anche aziendale, è quella di verificare quanto e dove le cultivar riescono a resistere a quelli che saranno i cambiamenti. E quindi anche la scelta di quello che sarà la trasformazione delle uve ottenute. La mia domanda è molto semplice. Il progetto Aquinas, se io ricordo bene, aveva appunto come obiettivo anche, diciamo, descrivere le caratteristiche non solo ampelografiche delle varietà, ma anche le caratteristiche di resistenza a determinati, diciamo, stress, non solo idrici di cui si è parlato, ma di qualsiasi tipo di, diciamo, di cambiamento climatico in atto. Sarebbe interessante capire, e da qui un ventaglio di possibilità che possono, io vengo da una realtà Pierefranco, dove le sabbie fanno da matrice naturale su quello che è la possibilità di produrre uva. Se ovviamente si porta, come tutte quelle, tra virgolette, coltivazioni eroiche, agli estremi o alle estreme conseguenze, si rischia appunto di far danno, e far danno in maniera, diciamo, permanente e non più controvertibile. L'interesse a questo punto, a quello che poi è nato come progetto anche dei centri di biodiversità, è verificare se c'è una vocazione che a questo punto miri anche alla produzione vitivinicola per la trasformazione in spumante, con cultivar che riescono a resistere o essere, per così dire, resilienti a quello che sarà il prossimo cambiamento climatico in atto. Perché noi potremmo sì predisporre impianti subirrigui di soccorso, ma rispetto a quello che poi mesi o anni prima la natura non ci potrà dare, per quanto noi potremmo costruire dighe o pozzi, la natura deve essere in grado di sostenere quello che il clima purtroppo ci dà. Questa era una curiosità. Grazie. Allora, dunque, prendo e parto. Allora, parto un attimino anche dalla domanda che ha fatto un paio d'orette fa Gabriele, quando Gabriele Farina, quando chiedeva dell'Alvarega. L'Alvarega è uno di quei vitigni molto strani, uno degli unicum presenti qui in questa regione, interessante anche per questo genere di produzioni, però è un vitigno che stranamente abbiamo trovato in diverse circostanze. L'abbiamo trovata a Dorgosola, a 700 metri sul livello del mare, vecchissimo vigneto. L'abbiamo trovato a Mamoiada, quasi 800 metri sul livello del mare. L'abbiamo trovato tra Gavoi e Lodine, credo che fossimo tra i 900 e 950 metri sul livello del mare. Era una vita ormai andata per i fatti suoi. C'erano i rimasugli di un vecchio vigneto. Cosa voglio dire? Fermo restando che questa varietà è diffusa in tutta l'isola, che per portarla così in alto, quando è stata portata tanti ma tanti anni fa, probabilmente c'erano delle situazioni di caldo, non dico similari a queste attuali, immagino di sì, quello va tenuto spento per il momento, grazie. Quindi che cosa voglio dire in breve? Che forse non è il caso, uno, di sfasciarsi la testa, due, che c'è l'aspetto umano che è importantissimo. Cioè, si parlava prima di attrezzature, tecnologie eccetera, ma è stato messo un po' da parte di tutte le persone, di tutti gli interventi che ci sono stati, l'accento sull'apporto umano, questo cosa vuol dire? Vuol dire che alla fine abbiamo conoscenza, tecnologia e anche entusiasmo per appassionarci a queste sfide, dico come comunità scientifica, come tecnici, come tutto, per risolvere i problemi. Magari anche semplicemente portando un po' più in quota i vigneti potrebbe essere una soluzione, ma ovviamente. Altro aspetto sul cambiamento climatico, fermo restando che sono assolutamente, la mia battuta, ecco, prima all'inizio a Stefano era fondamentalmente quella, perché ho visto che alla fine, sì, staremo andando verso il caldo, sarà un momento di caldo, però il controsenso è che anche il sud comincia, comincia, perché in realtà sta cominciando da parecchio a produrre spumanti. Quindi allora ritorniamo al discorso di partenza. Il fattore umano e il fattore tecnologico può aiutare a colmare questi gap. C'è forse qualche altro intervento, altrimenti credo che forse Roberto Zurro forse aveva qualcosa da...
se non ci fossero interventi potrebbe essere l'occasione per chiudere. No, non è un intervento di chiusura che non era previsto, era solo stimolato dalla domanda di Mariano, che sempre ci stimola sempre in continuazione, è sempre molto attivo e ci fa molto piacere. La domanda tra l'altro ci fa piacere perché evidentemente se sta sollecitando una continuazione la cosa è dimostrata di grande utilità. Evidentemente noi abbiamo appena iniziato, soprattutto nella parte dello Sharmar, abbiamo appena investito sulle macchine, sono state finanziate, sono aspettati spesi soldi pubblici e quindi non possiamo chiudere qui, noi continueremo sicuramente. Ovviamente poi in prospettiva bisognerà vedere se ci sarà anche la possibilità di ulteriori finanziamenti. Voi sapete, c'è stato oltre il cambio politico, adesso ci potrebbe essere anche il cambio nelle direzioni generali e quindi bisognerà anche capire quali saranno i nuovi indirizzi politici della nuova giunta, ma suppongo che per questo comparto, che è nella parte diciamo delle coltivazioni sicuramente il più importante della Sardegna, non negheranno l'attenzione che serve. Però da questo punto di vista è anche molto importante questo richiamarlo, non state inerti rispetto a questo. Io credo che sia il momento giusto di trovare quell'aggregazione che serve per far sentire la voce di questo importante comparto anche nel mondo politico, perché vi dedichi la giusta attenzione anche per la parte della ricerca, che è sempre un po' misconosciuta, ma credo che sia molto molto importante. Per quanto riguarda anche l'aspetto della conseguenza poi nel supporto anche insieme alla ORE alle attività di campo per creare nuovi impianti che siano finalizzati e vocati alla produzione spumantistica, evidentemente tutte le nostre lì non, praticamente ci pagano lo stipendio e tutto quello che riusciamo a fare evidentemente durante la nostra presenza lo faremo e trasferiremo tutte le informazioni che servono. Ecco, le risorse invece sono necessarie soprattutto laddove, continuando un'attività sperimentale che richiede anche e soprattutto determinazioni analitiche numerose e costose, evidentemente senza la risorsa finanziaria siamo un po' limitati, ecco, da questo punto di vista. Ed è anche per questo che è importante che vi facciate sentire poi con la parte politica per dare continuità anche a queste attività e non solo, anche a tutte le altre che abbiamo impostato evidentemente in campo enologico. Non so se Giorgio vuole aggiungere qualcosa, perché evidentemente Sardegna Ricerche qui ha un ruolo molto importante, anche Giorgio non fa il spoil system, ma grazie comunque per la partecipazione e spero di rivedervi nell'incontro, oltre che nella fase successiva a questa riunione, anche nel convegno finale dove daremo poi tutti i risultati. Grazie a tutti. Sì, Roberto ha dato un'indicazione che riguarda il proseguo del progetto. È chiaro che proveremo, nei limiti della continuità politico-istituzionale, a dare gambe a dare il proseguo a questa iniziativa. Volevo però mettere in rilievo un aspetto. Ci sono parecchi operatori qui del settore enologico e diciamo che sono emersi tutta una serie di interventi, di iniziative che potrebbero essere svolte in cantina in funzione dell'attività, come dire, di trasformazione manufatturiera. Quindi tralasciamo un attimo la parte agronomica, che è un settore che purtroppo per la separazione delle competenze tra le agenzie agricole e non agricole diciamo che non può essere. Sì, dicevo, per la nota separazione tra le competenze delle diverse agenzie regionali a Sardegna Ricerca diciamo è abbastanza preclusa, ma tanto ci sono le altre agenzie che possono dare una mano in quel versante. Dal nostro punto di vista invece ci sono tutta una serie di iniziative che gestiamo noi, che invece possono andare incontro a quelle che sono le esigenze di interventi specialistici, tipo quelli che appunto prospettava Eon Italia, e se non da Eon Italia, da tutti gli altri operatori che sono presenti sul territorio o fuori dal territorio, che possono essere presi in considerazione dalle imprese per avere una mano di tipo specialistico per realizzare quegli interventi consulenziali che sono necessari ad attivare l'investimento e le attività sul versante della spumantizzazione. È una procedura abbastanza semplice, non ci sono molti, burocraticamente è abbastanza snella, non ci sono grossi problemi per attivarla, quindi se nel caso
siete interessati, siamo naturalmente disponibili a parlarne. Gli uffici sono a disposizione per questo aspetto. Grazie a tutti. Grazie. Non so se c'è qualche altro intervento o altrimenti... Va bene, abbiamo sciolto, altrimenti. Allora, come vi dicevo, adesso c'è una degustazione di vini nella Sala Nedda, che per chi è pratico dei precedenti incontri che abbiamo fatto è al piano terra di quel fabbricato giallo su due piani che trovate sulla sinistra, e ci avviciniamo lì con passo celere, ma anche senza esagerare, che oggi comincia a far caldo. Grazie a tutti.